Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi siamo tornati con un nuovo video ovviamente, ma con una nuova tipologia di vlog. Siamo tornati con una recensione, come avete visto ho portato The Last of Us 2 e l'ho finito. Ragazzi, non potete capire, il gioco è veramente un capolavoro. Dopo continuate a vedere per capire il perché ho preferito, come ho scritto già sulle storie di Instagram, perché ho preferito il primo, cioè il secondo, in base alle emozioni, al primo, perché capirete, ma andate avanti col video e vedrete. Partiamo con la recensione. Secondo me, secondo me, ripeto, la recensione è sempre soggettiva, ragazzi. Non dovete prenderla come non devi farlo per forza, perché se no, ovviamente, se no non sarebbe una recensione, secondo me. Poi, partendo dal discorso di prima, quando ho detto che il secondo è molto, secondo me, è molto più bello del primo, io direi che con questa cosa aggiungere che con questo secondo capitolo non ho mai giocato a nessun altro gioco che mi ha portato tutte queste emozioni. Sì, io non subito, a chi ha visto, chi l'ha visto su da uno youtuber, per esempio faccio Maxosha, Gabbo, mi ricordo soltanto questi due che hanno portato Maxosha, Gabbo, io che ne so, chi l'ha guardato gli consiglio altamente di giocarlo, consiglio altamente anche di giocarlo, perché molto ci sono delle differenze abnormi tra vedere e giocare. Faccio un esempio. In pratica faccio un esempio con Detroit, che è uscito un gioco di 2 anni fa, da quanto mi ricordo, mi sembra tra il 2018 e il 2017, non mi ricordo per bene. Comunque 2 anni fa io l'ho visto da Gabbo, e siccome Detroit, a quanto mi ricordo, è un gioco che ha scelte multiple, mi sembra. Alcune cose sì, mi sono piaciute, però alcune scelte che ha fatto Gabbo non è che cambiarle, di provare a vedere che cosa succedeva se mettevi l'azione contraria che non abbia scelto Gabbo. Questa cosa si è verificata secondo me la maggior parte anche con The Last of Us 2. Io l'ho giocato ovviamente io, mentre finivo a giocarlo, cioè mentre finivo a giocare a fare gli episodi, mentre finivo a fare gli episodi, vi tipo ogni tanto fine settimana, durante la settimana mi vedevo come vedevo Maxosha, come ha svolto lui le azioni, alcune azioni che non ho svolto io, queste cose qua. Io per fortuna, avendo il gioco, potrei rigiocarlo seguendo tutte le azioni che abbia fatto pure Maxosha. Vederlo è come, voi dite, vederlo è come giocarlo alla fine, però non è tutto, c'è una grande differenza, perché nel giocarlo, faccio un esempio mio, io l'ho giocato, però nel giocarlo io mi sono proprio immedesimato nel personaggio. Aspettate ragazzi, vi cambio, faccio vedere una cosa. Nel giocarlo io mi sono immedesimato nel personaggio, nel senso che in pratica, cioè ti immedesimi in Ellie, che in pratica Ellie proprio è un, ti mette, no aspetta, cosa cazzo sto dicendo, in pratica The Last of Us Part 2 ti mette ti trasmette le stesse cose che prova Ellie. Infatti quando vediamo che Joel viene ucciso da Abby, ti proprio ti viene l'ira di, ti viene come l'ira di vendetta anche a te, nel senso che hai giocato Joel per tutto il primo capitolo, è ovvio, cioè come nel primo tu giochi con Ellie la seconda metà del primo giochi con Ellie, quando Joel è stato conficcato con una cosa di vetro, non mi ricordo,
una cosa che hai detto, tu ti preoccupavi, cioè Joel per te è come un padre, per questo ti viene l'ira di vendetta di uccidere chi l'ha ucciso. Questa cosa è, però è molto diversa da quando lo guardi. Tu pratica, perché tu guardandolo, tu devi seguire per forza quello che fa lo youtuber. Ma se lo vuoi giocare, tu puoi fare, sei libero di fare tutto quello che vuoi, ovviamente. Ovviamente, ora non dico che dovete giocarlo subito, però almeno provateci a giocarlo, alcuni di voi che mi state guardando, però ve lo consiglio altamente, perché è molto molto lo capirete in voi stessi che è molto diverso da guardarlo e giocarlo, come presuppongo con tutti gli altri giochi. Cioè, alcuni giochi l'ho visti però non li ho giocati, però ci stanno alcune cose che volevo provare a fare, cioè provo a fare scelta mia. Incoraggiandosi al discorso di prima, quando Abby uccise Joel, in una prima parte di gameplay giochi Ellie, ok, fino a qua. Io dico che Ellie, in questo The Last of Us Part 2, nella prima parte in cui giochi Ellie, è molto, molto diversa dal primo. Perché trovi nel Last of Us Part 2 trovi un'Ellie vendicativa, mentre nella parte 1, nel primo capitolo, vi ricordate quella scena in cui Joel stava soffocando ed Ellie aveva una pistola, ha preso la pistola e ha ucciso quello che stava soffocando Joel? Ricordate quella parte della scena? Lei aveva detto: L'ho ucciso queste robe qua. Lei aveva paura che di uccidere la gente, a quanto mi ricordo. E mo in questa parte 2 uccide persino due fazioni. Si va a mettere contro due società di ribelli, nel senso, come posso, non so, quale due società, WLF. Secondo voi, quando aveva 14 anni, si metteva contro? Ok, che la situazione è diversa, ma secondo voi lo faceva? Mettete caso che Joel moriva nel primo capitolo. Secondo voi, quando aveva 14 anni, lei lo faceva? Ditemi, scrivetemelo sui commenti, perché lei aveva 14 anni, mi ricordo benissimo questa scena, quando Joel stava soffocando, e Ellie prende la pistola e uccide quello che lo stava soffocando. Ed era pure sconvolta, perché mi ricordo che ha detto tipo: l'ho ucciso, l'ho ammazzato, queste cose qua. Ritornando al discorso di prima, c'era in quella parte in cui giochi Ellie, in questo secondo capitolo, Ellie è settata proprio di vendetta. E poi è molto cambiata, dopo capirete perché è cambiata, cioè oltre che essere stata di vendetta, dopo capirete perché è cambiata, cioè lei è disposta pur si di vendicarsi, è disposta a fare quello che ha fatto, che dopo scoprirete, forse già avete scoperto, è disposta a perdere proprio tutto, a perdere tutto pur di vendicarsi, oltre al fatto che ha perso tutto per vendicarsi e non si rende manco di quanta gente abbia perso, cioè di quanta gente abbia ucciso e abbia perso durante questa vendetta. Bloccatela! Non mi toccate! Per le mani! Lasciatemi, cazzo! Puttana! Presa! Ce l'abbiamo! Ok! Lascia! Li ammazzo tutti! Che succede? Lascialo! Ma chi è? Lasciatelo! Sei intrufolata! Non c'era nessuno di guardia! Non pensavamo arrivasse qualcuno! Che cazzo ti aspettavi? Dobbiamo andarcene prima che la città ci sia addosso. Falla finita. Vuoi quello che voglio io, vero? Fallo. Ora. Joel, alzati. Joel, alzati, cazzo! Basta, ti prego! Ti prego, non farlo!
Joel, ti devi alzare! No! No! Ovviamente, la parte che mi ha sconvolto di più, oltre a quella morte, la morte di Joel, tutti i momenti proprio che da brividi, ragazzi, da brividi, proprio c'ho i brividi. Per, se devo rigiocarlo, lo rigiocherò sicuramente, non ora che l'ho finito, però lo rigiocherò sicuramente. Perché, ragazzi, merita. Guai a chi dice che non è un capolavoro questo film. La seconda cosa che mi ha sconvolto è, vi ricordate quella scena del teatro a metà gioco? Non so, credo, forse lo state vedendo nel video. E quella scena in pratica in cui Ellie torna al teatro salvando quando Ellie ha ucciso sia Mel che Owen dall'acquario. Ellie torna al teatro dall'acquario sconvolta quando scopre che Mel è incinta e lei l'ha uccisa. Arrivati a questo punto in cui Abby scopre dove si trova Ellie e la sua company, io mi sono sconvolto, perché c'è quel attimo di suspense in cui scopri che Ellie punta una pistola ad Ellie e non sai che cosa succede. Poi ti ritrovi nei panni di Abby, magicamente ti ritrovi nei panni di Abby. Chi l'ha giocato voleva poi usare il controller per non giocarci più, come io mi sono stupito proprio. Io sono il primo che mi sono stupito a dover giocare Abby, cioè noi ci rendiamo conto che dobbiamo giocare Abby, cioè l'assassina di Joel. Credo che all'inizio del gioco potevamo vedere, l'abbiamo vista giocarla, però non abbiamo visto tutte queste cose, non capivamo chi è. Però poi anche anche io dopo l'ho capito, che perché ci ho fatto giocare nei panni di Abby. Anche questo gioco, raga, non è stupendo, ma è di più, perché in pratica noi giocando con Abby abbiamo scoperto che il padre era il chirurgo in cui doveva operare Ellie qualche anno prima. Però quanto sappiamo, il chirurgo è stato ammazzato da Joel. Per questo Abby ha fatto la sua vendetta contro il padre, cioè per il padre, contro il padre. Quindi questa cosa noi ci mette nei panni di Abby, non perché ci vuole far odiare il personaggio, ma perché ci vuole far medesimare nei panni di chi ha perso un padre chirurgo e ha setato pure lei di vendetta. Alla fine, ragazzi, se vedete bene, sia Ellie che Abby sono due personaggi uguali, come posso dire, perché entrambi hanno perso una figura paterna. Ellie ha perso Joel e sta dedicando per Joel. Abby ha perso il padre. Scopriremo dopo, perché non è solo vendetta, ma anche di perdono. Però dobbiamo dire una cosa, che Abby non sa che Joel e Ellie hanno viaggiato per tutta l'America per trovare le luci. Quindi per Joel, Ellie, sia per Joel che per Ellie sono due figure proprio paterne e uguali. Come allora, finito di giocare tutta la seconda parte di Abby, cioè la seconda metà del gioco, cioè giocando con Abby, noi ci troviamo nei panni di Abby insieme a Lev, proprio alla ricerca di Ellie nel teatro. Poi ci ritroviamo a quel video che abbiamo visto quando ci siamo lasciati con Ellie. Abby entra nel teatro, ci ritroviamo con Abby in cui uccide Jesse e mette proprio un capogiro Tommy. E in quel momento io, non so gli altri, io mi aspettavo di rigiocare nei panni di Ellie. Ovviamente però, cioè, alla fine ho scoperto che non è così, perché io sono sconvolto che alla fine ti ritrovi di medesimare di nuovo nei panni di Abby. Ovviamente perché forse ho capito che Abby doveva avere la meglio su Ellie alla fine, mi sembra, sì, se no non sarebbe andato così. Quindi tu ti ritrovi nei panni, quando finisci, quando ti ritrovi nei panni di Abby
a controllarla quando tu non vorresti controllarla, perché tu non vuoi, alla fine non vuoi far male ad Ellie, ma alla fine scopri che è meglio, tra virgolette, è meglio che giochi con Abby, perché può averla vinta, può averla meglio, può averla, proprio può averla vinta Abby su Ellie, ovviamente, che perché Abby è tutta muscolosa, è tutta ovviamente molto più potente di Abby in fase di forza. Infatti noi in quel momento, quando la cerchiamo, ci ritroviamo a dover affrontarla. Io lì volevo posare il joystick, infatti sono morto. L'ho fatto così tante volte che così almeno si va. No, scherzo. Io ovviamente, senza manco fare apposta, l'ho fatto uccidere Abby così tante volte, ragazzi, non potete immaginare. State vedendo qua forse il gameplay di quando ho giocato io. Abby, l'ho uccisa così tante volte, cioè l'ho fatto ammazzare così tante volte che peggio delle mie morti su tutti i giochi, diciamo. Dopo lo scontro con Abby, vediamo che Abby è proprio assetata, piena di vendetta, perché in pratica vediamo che quando mette a terra Ellie, arriva la Dina di soccorso, però la Dina non ce la fa, e infatti quando Abby prende Dina, la sbatte per terra, e alla fine c'è, cioè, pure una freccia infilzata da Lev. E Abby voleva proprio scozzargli la testa, e alla fine non ce la fa. E alla fine Lev, per grazia di Lev, dice di non la sgozza. Poi, dopo questo incontro, pensavo che Dina fosse morta dopo quella freccia infilzata. L'ultima parte di gioco in cui facciamo muovere, cioè siamo a Ellie molti anni dopo, cioè no, meno un anno dopo, non so, qualche mese dopo, in cui Ellie abita insieme a Dina con il figlio JJ, cioè il figlio di Dina e Jesse. Io all'inizio pensavo, da quanto ho capito mi sa che si chiama JJ, significa il nominativo di Joel e Jesse, per ricordare sia il padre di Ellie sia il fidanzato di, cioè il padre, sia Joel che se Jesse. Ma non lo so, io pensavo che si chiamasse fosse il diminutivo di Jesse Junior, fino a quando non facciamo quella parte in cui Ellie deve andare a rinchiudere, cioè deve andare a rinchiudere tutte le pecore nella stalla. Noi facciamo quella parte e arriviamo a questo punto qua in cui Ellie scopre che c'è una capretta, una pecorella che sta fuori, vede che non è intrappolata, però vede che è fuori, si sposta la pecorella, fa cadere la pala e si ricorda in mente Joel. Poi la pecorella esce, lei lo rincorre, si chiude la porta del vento e ci ritorniamo nel flashback in cui Ellie deve provare a salvare Joel, ma lei non ce la fa perché la porta è chiusa. Vieni, piccolo. Poi sì, Ellie si risveglia e vede Dina che sta proprio, che gli dice che è tutto a posto, che sta a casa e queste cose qua per rassicurarla. Arriva in quella parte in cui scatena di nuovo la sua vendetta, in cui ritroviamo Ellie che è andato dopo una caccia, ritorna a casa e vede un cavallo e chiede a cavallo con chi è venuto.
Dopo entra, alla fine scopre che c'è Tommy, che anch'io pensavo che fosse morto Tommy, invece non è così. Alla fine gli hanno sparato sull'occhio, non so, gli hanno sparato qua, non gli ha sparato in testa, ma gli ha sparato verso sull'occhio, infatti come vedete mi sa ha perso l'occhio. E c'è la gamba un po' penzolante, senza che non riesce a camminare. In questo momento io pensavo che fosse morto, invece è vivo. Quando entra Ellie, entra in casa, Tommy ricorda ad Ellie che la sua vendetta non è ancora finita. Infatti gli mostra una mappa in cui si dicono voci che c'è una ragazza, cioè una donna con un ragazzino che stanno verso le coste della California, non mi ricordo. E da lì Tommy costringe Ellie a vendicarsi, ricorda ad Ellie che la sua vendetta non è finita. Poi succede un casino, in pratica Dina caccia di casa Tommy, perché non vuole Dina ci tiene molto alla sua famiglia. E in pratica da lì, quando Tommy ha ricordato la vendetta da lì, Ellie non ricorda la vendetta, dice gli dà una traccia, come posso dire, gli dà una pista per una vendetta. Da quando Ellie non riesce né a mangiare, non riesce più a mangiare e più a dormire. Poi da qui che riparte Ellie con la sua vendetta, cioè con questa parte di gioco della fattoria Ellie si ritrova in se stessa, diciamo, si ritrova se stessa e queste cose qua. Poi vediamo un attimo la fine, qui ci sono molto le volte. Dopo aver riscatenato, diciamo, ricordato a Ellie la vendetta riscatenato la vendetta, Ellie ovviamente come fa? Riparte per Santa Barbara. Va a Santa Barbara e trova in questo, mi sono scordato di dire una cosa. Dopo aver giocato questa parte di Ellie con la fattoria, noi ci dobbiamo ritrovare e giocare con i panni di Abby, perché ritroviamo Abby con Lev ovviamente, che stanno a Santa Barbara cercando una casa con delle luci. Trovandomi una casa, si trovano una casa con una radio, cioè con una scabuzzina e con una radio. Provando con le stazioni si dicono che le luci si trovino a Santa Barbara. Però lei, gli hanno risposto dicendo che le luci si trovano tipo a un'isola di Santa Barbara, se non sbaglio. Sì. E in pratica però lei uscendo dalla casa insieme a Lev si trovano in imbuscata insieme a delle serpi. E in pratica queste serpi vengono incontro. E sarebbe un altro gruppo come il WLF e gli Serafiti. Queste serpi si vanno contro Abby e Lev. Infatti qualche mese dopo dalla partenza di Ellie dalla fattoria, troviamo Abby che è tutta sciapita, tutta proprio, si vede proprio tutta la stanchezza. In pratica noi siamo arrivati alla parte finale del gioco, in cui Ellie sta andando alla ricerca di Abby, che si trova ai pali. A un certo punto
Ellie, cioè noi, ovviamente Ellie sta andando a cercare Abby. Quindi troviamo la parte finale del gioco in cui Ellie trova Abby e ha i pali e lei con un coltellino caccia il coltellino che gli ha dato sua madre, libera Abby e dopo libera Lev. In pratica in questa parte Abby accompagna, dopo liberato Lev, accompagna Ellie alle barche per andarsene via. Poi io ovviamente, come non so se avete visto, non l'ho riconosciuta per niente Abby, cioè, infatti sono andato a girare fra tutti i pali per rivederla, invece era quella la prima a sinistra che non ho mai visto, che non avevo visto. Noi in pratica adesso ci troviamo, vabbè, in pratica noi Ellie che fa però? Ellie riguardando il sangue della ferita, cioè quando se ne sta mandando verso la barca, riguardandosi il sangue della ferita, Joel che in pratica lei si pensa, quando ho capito, si pensa in mente che non è finita qua. Lei non è sicura di voler lasciarla andare, nel senso che lei così si sarà domandata in mente, ma veramente finirà così? Veramente sono sicuro di volerla lasciare andare? E infatti dopo un po' Ellie va contro Abby mentre sta stracciando il filo, come si chiama, la corda per la barca, e prende in quelli combatti, vuole combattere insieme con Abby, e lei però, Abby dice che lei non vuole combattere, e poi Ellie la costringe a combattere puntando il coltellino contro Lev, e poi iniziano a fare il combattimento, cioè iniziano a combattere. Infatti si vedono che tutte e due stanno esauste, perché si vede proprio Abby che non ce la fa, Ellie che persino perde due dita, persino per rivendicarsi perde due dita per voler combattere. Arrivato al punto in cui Ellie sta soffocando Abby e Ellie perde le due dita. Questa cosa impedisce dopo di suonare la chitarra, quindi in pratica Ellie, dopo aver perso due dita, la sta cercando di soffocare, ma lei, presa dal rimpianto, dal rimorso di vendetta e dal rimpianto di Joel, gli viene in mente l'ultima, che anche quella è un frame, una scena di Joel con la chitarra e dopo lascia libera Ellie. Quella scena la rivedremo dopo, che è stata quella scena è stata l'ultima chiacchierata tra Joel ed Ellie, cioè è venuta, non so se è un canone, l'ho fatto, mi sembra, ve lo fa vedere ora, lo faccio vedere dopo. L'ho fatto vedere prima. Quella scena è stata dopo, non so se vi ricordate, la festa che c'è stata a Jackson con Dina, quando Dina e si sono baciati, il proprietario, non mi ricordo manco come si chiama, del locale si è incazzato e Joel si è messo in mezzo, cioè Ellie si stava incazzando con il proprietario, Joel si è messo in mezzo e dopo Ellie si è ripresa con Joel che non voleva il suo aiuto e queste cose qua. Quello è stato successo dopo, quella scena che stiamo vedendo, la scena che vedremo adesso è successa dopo quella litigata tra virgolette tra Joel e Ellie. In questa scena, come ben saprete, avrete visto l'ultima chiacchierata di Joel
ed Ellie. Quando Ellie dice a Joel che doveva essere morta all'ospedale tempi, e, no, Ellie dice che doveva essere morta all'ospedale quando doveva farla lasciare morire all'ospedale, mentre Joel dice: se Dio mi daresse un'opportunità di rifare quel momento, lì ha detto che lui lo rifarà una seconda volta, ragazzi, là e là. I brividi, peggio nel finale. Allora, in questa parte vediamo, cioè dopo il combattimento con Abby, vediamo che Ellie ritorna alla fattoria. Però ovviamente, come ho già detto prima all'inizio del video, che lei ha perso praticamente tutto, ha perso due dita, ha perso Joel, che è il suo primo suo padre congenito. Ha perso la famiglia, cioè sia Dina che JJ ha perso. Infatti quando è tornata qua alla fattoria non ha ritrovato nessuno dei due. In questa parte qua, ragazzi, noi vediamo quando noi ci chiediamo perché Ellie abbia lasciato libera Abby. Perché ce lo chiediamo noi? Io avrei una risposta, perché in pratica io ho sentito, ho visto pure altre recensioni di altri youtuber, cioè il finale, ho visto altri pareri sul finale degli altri youtuber, e altri hanno detto che in quella parte Ellie si ritrova se stessa, nel senso che non è più sicuro di volerlo fare, quindi ritrova proprio se stessa. E quindi ricollegandoci a questa cosa, Ellie ha perso pure la sua musica. La musica, che è proprio la cosa che voleva far imparare a JJ, soltanto che ha perso proprio tutto. Ecco, ritrovatoci nella scena in cui Joel fa l'ultima chiacchierata con Ellie. Ellie dice che di volerlo perdonare, però lei non c'è riuscita. Per questo sta dicendo sul perdono, non è solo sulla vendetta questo gioco, ma anche sul perdono, perché lei voleva cercare di perdonarlo, però non c'è riuscita. Se il Signore mi concedesse di rivivere quel giorno, lo rifarei. Rifarei lo stesso. Sì. È che... non credo che potrò mai perdonarti. Ma mi piacerebbe provarci. Ci spero. Quando Ellie torna a poggiare la chitarra e va fuori, questo finale, come dice il titolo stesso del gioco, The Last of Us, cioè l'ultimo di noi. E questa cosa l'ha preannunciata pure nel primo capitolo. Ricordate quando Ellie dice a Sam qual è la sua paura? Se vi ricordate, dopo, se riesco a ritrovare, vi metto la scena. Ovviamente è stata quella, la paura di rimanere soli. E alla fine si è avverata la paura di essere soli. Infatti vediamo un Ellie senza famiglia, senza più Joel, senza più due dita per suonare, e poi è rimasta pure sola. Però l'unica cosa positiva che secondo me ha ritrovato proprio lei stessa. Comunque, ragazzi, questo gioco, ricapitolando,
o dovete giocatelo o guardatelo, o fate tutto, entrambe e due. Ve lo dico, questo gioco va per forza giocato. Non ora, subito, quando volete, quando vi pare, quando si abbassa di prezzo, ma l'importante è che lo giocate, ragazzi. Che ripeto, ricordo sul discorso di prima, che è molto diverso da vederlo. Mi trasmette troppe emozioni, ragazzi. Io tra queste emozioni qua le ho, le emozioni sul finale, le cioè, mi è piaciuta proprio, ragazzi, non so voi, ma io giocandolo dopo aver finito di, dopo averlo finito, mi si dà addosso una depressione assurda, una depressione, è proprio una di quelle che è proprio è per, no, non quelle proprio quelle peggiori, però comunque mi è salita una depressione che non mi è mai salita per un gioco, cioè nel senso mi trasmette troppe emozioni per non aver, cioè per un gioco, un capolavoro definirei. Io mi aspetto tanto per, forse per, un, per i prossimi anni, forse per un terzo capitolo, preferirei un terzo capitolo, ma anche però, cioè preferirei anche un terzo capitolo, però per me ci potrebbe anche chiudere qua un cerchio. Però le domande che si pongono per il terzo capitolo sono, anzi no, dopo aver finito il gioco noi troviamo Abby, cioè la schermata finale della barca di Abby vicino all'isola di Santa Barbara. Quindi questa cosa si spera tanto in un terzo capitolo, oppure che finisca là, cioè non si sa, non si sa mai. Cioè io preferirei un terzo capitolo, però va bene, ma contento pure di un finale così. Però ci sono troppi, ci sono troppi buchi, nel senso che alla fine Abby insieme a Lev, come abbiamo visto già dalla schermata del titolo, alla fine del gioco finisce, cioè va a Santa Barbara, ma ritrova le luci? 1 2 Ellie, incontreremo mai Ellie? Cioè nel senso rivedremo mai Ellie? Alcuni suppongono che noi protagonisti di Last of Us 3, se ci sarà tempo di Last of Us 3, siano Abby e Lev, ma io non credo che siano, o faranno come questo della Last of Us parte 2, cioè mettere due protagonisti, due o tre protagonisti, nel senso JJ, direi JJ, Ellie ed Abby, però non lo so. Comunque dicevo, ci sono troppe domande in cui devono rispondere, troppi buchi. Giunto alla fine del voi, alla fine di questo, di questa recensione, va al voto questo voto finale, cioè questa parte finale va al voto. Quindi il voto finale è 9,5, ragazzi, 9,5 su 10, perfetto. Cioè no, ma questo qua diciamo è il primo gioco che mi ha, oltre a The Last of Us, mettere The Last of Us parte 2 per primo, The Last of Us per secondo, vediamo un terzo, come se mi dà qualche altro, un terzo gioco magari in futuro che mi vorrei comprare. Poi 9,5, volevo dare 9, però il mezzo voto, anzi no, volevo dare 10, solo che il mezzo voto è che mi ha sconvolto, e che quella parte in cui, sì lo so, è giusta per farla giocare, è giusta per farla giocare, soltanto che non mi è piaciuto tanto quella parte in cui Abby dover far giocare per, cioè nel senso di vivere tutti i giorni dal giorno 1 al giorno 3 di Seattle di Abby, secondo me è troppo, è troppo, cioè non è troppo, però come una cosa un po' inutile, non inutile, per me dovevano far giocare soltanto il flashback, il flashback del ricordo di Abby, quando uccise, di quando Joel uccise il padre, non so. Abby sì, mi è piaciuta pure la parte di Abby, sì, però soltanto che non tanto, cioè sì, mi è piaciuta, soltanto non me l'aspettavo, non me l'aspettavo che dovevo giocare Abby. Però comunque, ragazzi, è sempre un bel gioco, non significa trascurarlo comunque per questa cosa. È comunque un bel finale, un bel gioco. Merito tanto. Io spero tanto che vinca il GOTY, il Game of the Year.
E niente ragazzi, questo è tutto. Niente ragazzi, questi siamo giunti alla fine del video. Noi ci vediamo al video prossimo, al prossimo video. E niente ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Bello.